Isola dei Famosi. Bisogna dire che questa edizione non è iniziata proprio benissimo per alcuni dei concorrenti. Cristina Scuccia ha avuto un attacco di panico durante la notte e ora un'altra concorrente ha avuto un forte malore, probabilmente dovuto ad un'intossicazione alimentare. Parliamo di Elena Prestes. A quanto pare, la giovane si è sentita male nella notte tra il secondo e il terzo giorno di permanenza sull'isola, dopo aver mangiato dei lumaconi di mare freschi pescati da Nathalie Caldonazzo. Ad accorgersi che qualcosa non andava è stata Corinne Clery, che ha corso subito il suo aiuto. L'attrice ha informato gli altri naufraghi in apprensione per Elena che la ragazza ha vomitato durante la notte e in seguito avvertiva una forte spossatezza. Siccome nessuno degli altri naufraghi è stato male dopo aver consumato lo stesso pesce, Pamela Camassa ha azzardato un'altra ipotesi, ovvero quella dell'insolazione. La Prestes aveva dichiarato che ciò che l'ha convinta a partire per l'Honduras è il mare, il vivere in modo selvaggio e ovviamente il premio. Ciò che le mancherà di più? La sua cagnolina Amy. Speriamo che Elena si rimetta presto in sesto e che nessuno degli altri concorrenti abbia questo tipo di problemi. E complimenti anche a Corinne Clery, che è sempre tempestivamente pronta all'aiuto. Alla prossima!